Ciao ragazze e ragazzi, eccoci alla seconda puntata di Amici il Serale. La puntata apre con una scenetta molto curiosa. Maria De Filippi vuole mettere alla prova Sabrina Ferilli, che dice di guardare sempre tutte le sue trasmissioni. Maria è un po' scettica al riguardo e così decide di presentarsi sotto casa della Ferilli. Se lei ci sta guardando, aprirà la porta, dice. Sembrerebbe quasi quasi che Maria faccia anche del riferimento con questo siparietto a Matteo Salvini. Sembrerebbe quasi quasi una sorta di satira politica riguardante l'ormai noto episodio del citofono che ha reso protagonista proprio Salvini durante la campagna elettorale. Oppure si tratta semplicemente di uno scherzetto che Maria fa a Sabrina Ferilli. Ma andiamo a noi. Maria manda una sua inviata sotto casa della Ferilli e le dice di suonare e dirle che Maria De Filippi è sotto casa sua. Ecco suonare al citofono. Sabrina Ferilli all'inizio è un po' scettica e risponde abbastanza seccata. Sta cenando ed è quasi in pigiama e sembra non apprezzare l'insistenza dell'inviata. Ma Maria insiste e le dice di accendere la TV per rendersi conto che è in collegamento con la trasmissione. Che vuoi? Che stai facendo sotto casa mia? Dovevi venire proprio da me stasera? Stavo mangiando, volete salire? Ma certo che no, non me ne frega niente, sono in pigiama. Questo è quanto risponde Sabrina Ferilli. Per me è stato un siparietto gradevole da vedere. Vedere le due amiche, perché si sa, Maria e Sabrina sono grandissime amiche, scherzetto o satira che sia, di certo quello della De Filippi è stato un modo diverso di iniziare una puntata già di per sé particolare visto l'assenza del pubblico. Cosa ne pensate? Commentate pure. Io concludo qui e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!